Buonasera, bentornati al diario di Papa Francesco. Lo stile di Dio è fatto di umiltà e di silenzio, l'ha detto il Papa nella messa del mattino. Umiltà e silenzio e non spettacolo. Questa, secondo Francesco, deve essere la caratteristica anche delle celebrazioni liturgiche. E proprio alle celebrazioni liturgiche è dedicata la puntata di oggi. 50 anni fa la prima messa in italiano di Paolo VI. E presente in chiesa, non concelebrava perché non c'erano ancora le concelebrazioni, un giovane prete, Luca Brandolini, adesso Monsignor Luca Brandolini, arcivescovo emerito di Sora Aquino Pontecorvo e attuale vicario del cardinale arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano. Benvenuto. Grazie. E benvenuto anche a Monsignor Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, per 20 anni maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie con Giovanni Paolo II e anche con Benedetto XVI. Benvenuto. Grazie, buonasera. E benvenuto davvero anche a Don Francesco Mazzitelli, parroco della parrocchia di Ogni Santi, dove peraltro sabato è stato Papa Francesco proprio per celebrare questo anniversario. Racconteremo nel dettaglio la giornata di sabato. Grazie e bentrovati. Un racconto che faremo naturalmente anche insieme al nostro Marco Burini. Ciao Marco. Ciao Gennaro, ciao a tutti. Ma cominciamo naturalmente dall'omelia del mattino. Santa Marta, lo stile di Dio, ha detto il Papa, come ricordavo in apertura, è fatto di umiltà, non di gesti spettacolari. Sentiamo le parole del Papa. In quel momento questa gente che sentiva con piacere quello che diceva Gesù, ma non è piaciuto quello che diceva uno, due o tre, e forse qualcun chiacchierone si è alzato e ha detto: ma questo che viene a parlarci? Dove ha studiato per dirci queste cose? Che ci faccia vedere la laurea. In che università ha studiato? Questo è il figlio del falegname, e ben lo conosciamo. È scoppiata la furia, anche la violenza. E lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin dul ciglio del monte. Volevano gettarlo giù. Quando ha voluto liberare il suo popolo, lo ha liberato per la fede e la fiducia di un uomo, Mosè. Quando ha voluto far cadere la potente città di Gerico, lo ha fatto tramite una prostituta. Anche per la conversione dei samaritani ha chiesto il lavoro di un'altra peccatrice. Quando lui ha inviato Davide a lottare contro Goliath, sembrava una pazzia. Piccolo David davanti a quel gigante, che aveva una spada, aveva tante cose. E Davide è soltanto la fonda e le pietre. Quando ha detto ai magi che era nato proprio il re, il gran re, cosa hanno trovato loro? Un bambino in una mangiatoia. Le cose semplici, l'umiltà di Dio. Questo è lo stile divino. Mai lo spettacolo. Così agisce il Signore, fa le cose semplicemente, ti parla silenziosamente al cuore. Ricordiamo nella nostra vita tante volte che abbiamo sentito queste cose. L'umiltà di Dio è il suo stile, la semplicità di Dio è il suo stile. E anche nella celebrazione liturgica, nei sacramenti, che bello è che si manifesti la umiltà di Dio e non lo spettacolo mondano. Ci farà bene percorrere la nostra vita e pensare a tante volte che il Signore ci ha visitato con la sua grazia
e sempre con questo stile umile, lo stile che anche lui ci chiede a noi di fare, l'umiltà. Marco, le parole chiave dell'omelia di oggi? Ma sai, sono parole che marcano una differenza e inducono un po' una sorpresa, perché la differenza è tra quello che noi ci aspetteremmo di Dio e quello che Lui fa. Infatti il Papa parla di cose semplici. Cose semplici. Cioè Dio si manifesta nelle cose semplici. O in persone semplici o anche in cose semplici. Il pane e il vino, per esempio, nella celebrazione eucaristica, nei segni semplici, l'acqua. Il Papa infatti alla fine della riflessione di Santa Marta cita esplicitamente la celebrazione, i sacramenti, e lì è la semplicità delle cose dell'uomo. E questo fa differenza, le cose semplici, l'umiltà di Dio, il suo stile che ci sorprende, appunto è una sorpresa rispetto a quello che noi ci aspetteremmo da parte di Dio. Ci aspetteremmo un Dio spettacolare e invece Dio non fa spettacolo. Anzi, visto che abbiamo qua questi nostri amici, questi nostri pastori, faccio un'affermazione forte, ma credo che parta proprio dalle parole di Francesco di oggi. Cioè noi oggi viviamo in una società dello spettacolo che è profondamente antiliturgica, perché la liturgia è il contrario dello spettacolo. Non è che lo dico io, ce l'ha detto Francesco e anche prima di Francesco la Chiesa aveva maturato questa consapevolezza. E mentre la Chiesa maturava questa consapevolezza e riscopriva nell'umiltà delle cose semplici, del pane, del vino, dell'acqua, quell'umiltà di Dio, il Dio del Vangelo, e questo stile divino, che la parola di fondo di oggi è stile, secondo me la parola chiave di oggi, noi sempre di più venivamo assorbiti in una società dallo spettacolo. Quindi da una parte la liturgia, dall'altra lo spettacolo. Monsignor Brandolini, che significa, tra l'altro lei come Monsignor Marini, da giovani liturgisti e giovani preti, avete anche contribuito e collaborato alla riforma liturgica, ma che cosa significa che la liturgia deve parlare dell'umiltà di Dio, deve essere semplice? Ma io credo che sia ovvio tutto questo, perché se la liturgia è, come dice il Concilio, la storia della salvezza in atto, cioè quello che Dio ha fatto già nell'antica alleanza, si è rivelato pienamente in Cristo, e che la Chiesa continua a compiere per fare memoria di ciò che Gesù ha detto e ha fatto per noi uomini e per la nostra salvezza. Questo è lo stile dell'incarnazione. La liturgia è niente altro che questo. Dio che continua ad agire, Lui che è il mistero, il totalmente altro dall'uomo che sta nei cieli, questa espressione bellissima che contrappone la terra, l'Adamà, che siamo noi, l'uomo e la terra, al cielo. Questo Dio, ecco lo straordinario, l'entusiasmante, questo Dio si è fatto terra, cioè si è umiliato aprendo un dialogo con l'uomo. La Dei Verbum, che per me è la più grande costituzione delle quattro del Vaticano II, dice che Dio con parole e fatti o gesti si è calato nella storia umana per invitare gli uomini alla comunione con sé. E con quelli che dicono il sì all'invito, che poi è il sì della fede, vuole costruire un popolo. Quindi la liturgia è un fatto concreto, ma uno, certo, si cala nella storia, storia dell'altro. È l'oggi della salvezza. Sentiamo che cosa ha detto Papa Francesco sabato nella chiesa di Ogni Santi e poi riprendiamo il filo del discorso per capire appunto il significato
della liturgia, ma soprattutto, per esempio, anticipo, per capire se, per esempio, la messa in latino in qualche modo aveva degli elementi di maggiore spettacolarità, visto che è una delle parole che abbiamo tirato fuori insieme a Marco dall'omelia di oggi. Ma sentiamo il Papa sabato ogni santi, la riflessione è partita poi dal Vangelo di domenica, Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio, di cui il Papa è partito per una riflessione sulla liturgia. E li rovescia i banchi e butta a terra il denaro, allontana i mercanti dicendo loro: non fate della casa del Padre mio un mercato. Questa espressione non si riferisce soltanto ai traffici che si praticavano nei cortili del Tempio. Riguarda piuttosto un tipo di religiosità. Il gesto di Gesù è un gesto di pulizia, di purificazione. E l'atteggiamento che lui sconfessa lo si può ricavare dai testi profeti, secondo i quali Dio non gradisce un culto esteriore fatto di sacrifici materiali e basato sull'interesse personale. Questo gesto è il richiamo al culto autentico, alla corrispondenza tra liturgia e vita, un richiamo che vale per ogni epoca e anche oggi per noi, quella corrispondenza tra liturgia e vita. La liturgia non è una cosa strana, là, lontana. E mentre si celebra, io penso a tante cose, o prego il rosario. No, no, c'è una corrispondenza fra la celebrazione liturgica che poi io porto nella mia vita. E su questo si deve andare ancora più avanti. Si deve fare anche ancora tanto cammino. Monsignor Marini, l'immagine della gente che dice il rosario durante la celebrazione della messa era proprio, credo, una delle immagini dell'esperienza degli ultimi anni, almeno, della messa in latino. Ma che cosa è cambiato nella sostanza? C'è anche una semplificazione, come dicevamo prima, è più evidente nella liturgia in italiano e con tutto poi quello che ha portato successivamente la riforma liturgica all'umiltà di Dio? Ma diciamo che la liturgia precedente il Concilio era una liturgia, possiamo dire, clericale, cioè era il sacerdote che diceva messa o celebrava la messa. Infatti guardava il tabernacolo e non... Guardava il tabernacolo. Diceva la messa. E noi ascoltavamo. E diciamo la messa per i fedeli era soprattutto un fatto giuridico. Bastava prendere la messa, si diceva, da velo a velo, cioè dall'offertorio, quando il sacerdote scopriva il velo per fare le offerte, fino al velo che rimetteva dopo la comunione. Quindi tutta la liturgia della parola era considerata un di più. Era una liturgia clericale che si era venuto a creare dopo il Concilio di Trento per una reazione alle chiese della Riforma che avevano riscoperto per esempio l'assemblea, quello che noi adesso con il Vaticano II abbiamo detto il sacerdozio universale, cioè tutti coloro che vanno a messa sono sacerdoti e devono celebrare l'Eucaristia. Allora, siccome i protestanti avevano parlato di questo sacerdozio universale che poi è fondato sulla Bibbia, ecco che è uscito un messale che parlava della messa fatta solo dal celebrante. C'è da dire anche che i protestanti avevano talmente sminuito l'importanza del sacerdozio istituito, quindi vescovi e sacerdoti, per cui l'avevano ridotto quasi a nulla. Allora la Chiesa Cattolica e i cattolici avevano sottolineato
che colui che celebra era solo il sacerdote. Ancora nel 1947 Pio XII, nella Mediator Dei, parlava di partecipazione dei fedeli anche in altro modo, quindi dicendo il rosario, quindi facendo la Via Crucis. Quindi era lecito quello che oggi il Papa invece denuncia come un errore, no? Era lecito allora quello che denuncia come un errore, perché diciamo con il Concilio Vaticano II si è ritornato alla liturgia dell'epoca dei Santi Padri. Cioè concelebriamo. Concelebriamo tutti anche noi laici dei banchi. Certo. Questa è la promessa della riforma liturgica, ma è una promessa mantenuta? Cioè questa distanza che viene colmata anche, no? Con il ritorno alla lingua madre, non alla lingua sacra, il latino. Poi è una premessa che 50 anni dopo è mantenuta. È vero, chiedo al parroco, in questo caso a Don Francesco, o c'è ancora un problema di distanza, di lingua? La lingua della liturgia è la lingua madre, ma non è la lingua corrente. È un problema questo? Beh, la lingua non è l'unico elemento della liturgia. I gesti? I gesti, il linguaggio liturgico è più articolato, è più ricco. Quindi entrare nella liturgia vuol dire entrare in un mistero. Ma è un linguaggio di vita, come dice il Papa? Perché poi penso che questo sia il cuore. E certo, bisogna. Io ho detto in una conferenza che Paolo VI ha fatto entrare la lingua parlata nella liturgia. E l'azione pastorale di Papa Francesco farà entrare la liturgia nel cuore della gente. Quindi non è successo in 50 anni? Non completamente. Cioè non è successo come si aspettava. I frutti che il Concilio doveva portare sono ancora in maturazione. Non è pienamente completo il desiderio che il Papa Paolo VI aveva quando ha dato inizio a questa riforma liturgica. Difatti nell'Angelus di quella domenica dice: se i fedeli risponderanno a questa premura della Chiesa, sperimenteranno una grande gioia e frutti spirituali. Monsignor Brandolini, io credo che ci sia un problema nodale. Innanzitutto credo che dobbiamo tornare un momento sulla semplicità, perché la Costituzione liturgica al numero 34, di fronte a una liturgia che di fatto era diventato spettacolo, ancora oggi molta gente alla fine di una celebrazione dice: che bella cerimonia. E questa parola è equivoca quanto mai. Allora la liturgia era, si diceva, andare a vedere l'ostia nel Medioevo, quindi era proprio lo spettacolo che diceva Marco. Spettacolo. La riforma liturgica ha dato le indicazioni, i riti splendano per nobile semplicità. Questa è una delle frasi che per... I riti splendano per la loro semplicità, la semplicità è una delle parole chiave usate anche da Papa Francesco. Riascoltiamo ancora quello che ha detto nell'omelia di sabato, proprio l'omelia che celebrava i 50 anni della Messa in italiano. La Costituzione conciliare del Sacrosanto Concilium definisce la liturgia come la prima e indispensabile fonte alla quale i fedeli possono attingere il vero spirito cristiano. Ciò significa riaffermare il legame essenziale che unisce la vita del discepolo di Gesù e il culto liturgico. Esso non è anzitutto una dottrina da comprendere, no. O un rito da compiere, ritualistici, no? E naturalmente anche questo. Ma di un'altra maniera, ma è essenzialmente diverso. È una sorgente di vita e di luce per il nostro cammino di fede. Pertanto la Chiesa ci chiama ad avere e promuovere una vita liturgica autentica, affinché vi possa essere sintonia tra ciò che la liturgia celebra e ciò che noi viviamo nella nostra esistenza. Si tratta di esprimere nella vita
quanto abbiamo ricevuto mediante la fede e quanto qui abbiamo celebrato. Insomma, il Papa, Monsignor Marini, continua a sottolineare questo legame tra la liturgia e la vita, ma questa semplicità e questa coincidenza tra liturgia e vita è in contrasto con quella che potremmo anche chiamare la bellezza della celebrazione, quella a cui faceva anche riferimento Monsignor Brandolini. Quando è che uno dice che bella celebrazione? Si può dire, è sbagliato? Ma la celebrazione è bella per noi, per tutti, quando è partecipata, quando diventa qualche cosa di nostro, quando non c'è nessuna sovrapposizione. Dobbiamo compiere nella liturgia i gesti che ha compiuto Gesù, e i gesti di Gesù sono molto semplici: prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Ecco, il segreto sta in questo, nel compiere dei gesti che sono i gesti di Gesù, che sono pieni di significato ma soprattutto pieni di amore. È quello che il Concilio ha voluto nella riforma liturgica e ci ha dato la norma generale di tornare a quella semplicità delle chiese dei Santi Padri, cioè siamo terzo, quarto, quinto secolo. Allora la liturgia, come si celebrava in quel periodo, deve essere la guida per la Chiesa in ogni tempo, se noi vogliamo veramente tradurre nella nostra vita, nella nostra celebrazione, ciò che il Signore ci ha detto. Marco. Quello che diceva Monsignor Marini adesso mi sembra che ancora una volta ci aiuti a riflettere su quella che è la posta in gioco, e l'ha ricordato anche Papa Francesco prima, la liturgia non come dottrina, non come rito, ma come sorgente. Forse per noi ancora una volta è difficilissimo capire che la liturgia non serve a niente, non è che serve a qualcosa, cioè non è che tu devi fare la liturgia perché ti viene chiesto come cristiano, è il contrario, è la tua vita che si deve adeguare alla celebrazione. Però questo ancora una volta ci obbliga a una sorta di conversione del cuore, della testa, che credo sia molto difficile oggi, perché siamo così come impregnati di spettacolarizzazione, non come gli uomini del Medioevo, perché quando nel Medioevo parlavano di spettacolo non era lo spettacolo che intendiamo noi oggi, quindi attenzione a non fare comparazioni indebite. Al tempo stesso l'efficienza, l'efficientismo, per noi tutto deve servire a qualcosa. Entriamo in uno spazio come quello liturgico e ci accorgiamo che forse non è che bisogna stare lì a fare qualcosa. Però intendiamoci sulla parola rito, per cortesia. E ci aiuti perché a capirlo. La liturgia è il rito, certo, ma è un rito particolare. Sono gli stessi gesti, questi sono i riti di Gesù che noi facciamo in sua memoria. Rito non è ritualismo o cerimonialismo. Questo si era ridotta la liturgia dopo che il popolo non ha più compreso la lingua. Qui stiamo dimenticando una cosa forse, che il legame liturgia-vita è dato dalla parola di Dio, è dato dall'omelia, è dato dalla preghiera dei fedeli, è dato dagli spazi con cui la vita entra nella liturgia. Che erano tutte cose che appartengono alla riforma liturgica, diciamo, certo, nel senso che le letture erano in latino, la preghiera dei fedeli non c'era. Basta non cadere nella banalità però, o nel particolare, perché deve avere sempre una dimensione universale. Noi dobbiamo aprire le finestre. Io mi ricordo quando ero giovane prete, in un incontro di suore, ho detto a un certo punto durante la preghiera dei fedeli: sorelle, ma qui bisogna aprire un po' la finestra. E la suora ha capito che io avevo caldo è andata eravamo sulle Dolomiti, quindi vicino a Moena. Ti avete rischiato il raffreddore, diciamo. No, la finestra, cioè la dimensione universale deve essere importante. E poi
Perché tutta questa insistenza del Papa sull'omelia anche nell'Evangelii Gaudium? Perché è lì, è nell'attualizzazione della parola che si apre lo spazio per vivere il mistero, che non è un mistero, rimane inaccessibile il mistero, ma ha detto in una catechesi Benedetto XVI che la liturgia è mistero che si rivela, si attualizza e si compie, capisce? Allora è Dio, è l'incarnazione in qualche modo che continua ad avvenire qui e oggi per noi. Monsignor Marini, ma se c'è stato questo movimento della riforma liturgica verso la gente, verso il popolo di Dio, nella stessa stagione però c'è stato invece un allontanamento del popolo di Dio. È una contraddizione, sono logiche che percorsi assolutamente indipendenti che hanno portato. Ma, guardi, io sono convinto, come tutti quelli che hanno fatto la riforma liturgica, che un certo allontanamento del popolo di Dio era prevedibile, era necessario. Il 60. Quando io ero piccolo andavo a messa, andavano tutti a messa, tutti, anche i non credenti, anche allora c'erano i comunisti, tutti rimanevano fuori dalla chiesa a chiacchierare, si lavavano il cappello quando sentivano il campanello in chiesa, se lo rimettevano, continuavano di nuovo a chiacchierare fino a che le prime donne uscivano di chiesa. Questa era la messa la domenica di allora. Quindi esigere una partecipazione volontaria, era inevitabile che un certo scarto di gente non venisse più, cioè ci fosse una diminuzione. Ma si è insistito sulla qualità della celebrazione, sull'ascolto della parola, sul... Voi siete contenti del percorso che c'è stato, del punto d'arrivo? Vi aspettavate di più 50 anni fa? Ma io sono contento perché ormai la liturgia non è più solo in mano, diciamo, se ai, preti. Ai preti o in mano alla curia romana. La liturgia è di tutti i fedeli, è diventata un movimento di tutti e tutti sono diventati responsabili, tutti in qualche modo sono sacerdoti. Oggi quando si fa una riforma eccetera bisogna stare molto attenti perché c'è il popolo di Dio di mezzo e quindi non è solo una questione di decreti che si fanno. Insomma, qui il popolo a Roma. Di Dio, dice Francesco, al sensus fidei, voi mi dite che anche il senso della liturgia. Certo. Tra pochissimo ricominciamo ancora dalle parole di Papa Francesco. Un attimo di pausa, ma sentiamo un'anticipazione, quello che ci aspetta appena riprenderemo. È stato proprio un gesto coraggioso della Chiesa avvicinarsi al popolo di Dio perché possa capire bene quello che fa. Eccoci di nuovo in studio, intanto Monsignor Brandolini ci sta promettendo un sonetto del Belli, ma non credo che ci sia sulla messa un sonetto del Belli. Sì, sì. C'è anche sulla messa. Alcuni forse non si possono dire a TV2. Letto che ebbe il Vangelo in piedi, quel buon padre curato tanto dotto, ci spiegò i misteri della fede. Ci raccontò la cosa come agnede e de buone ragioni ce ne diede più de 6, 8, 48. Insomma, dalla predica di ieri, gira che sta rigira, in conclusione, benissimo a capire che sono misteri. Quindi non cioè si capisce nulla. Niente. Insomma, quando non si capiva niente. Quando non si capiva adesso niente. Adesso il mistero non è da capire. E che cos'è? È da vivere. È da accogliere, è da accogliere. Perché i riti sono il tramite per cui il mistero entra. È la partecipazione questo. Prendo parte, Dio mi comunica oggi la sua vita attraverso le parole, i gesti che sono memoria di quello che Cristo ha fatto. Io divento partecipe
per essere poi partecipe. C'è una partecipazione che è accoglienza del mistero e c'è una partecipazione che è risposta di fede al mistero, capisce? E allora qui nasce il problema del rapporto liturgia e vita, capisce? Perché se la liturgia non entra nella vita, se l'obbedienza di Cristo, la filialità di Cristo, l'amore di Cristo non si traduce concretamente nel modo di pensare e di vivere, cos'è la conversione? Cos'è la quaresima se non questo? Io voglio capire però poi il prete che celebra come aiuta questa accoglienza. Facciamoci aiutare però un attimo dalle parole di Papa Francesco, che ha parlato della riforma liturgica anche all'uscita della messa di sabato, incontrando proprio la gente, quindi quelli che abbiamo capito che non sono, come dire, semplici ascoltatori, ma sono in qualche modo concelebranti, attori. Paolo VI dice concelebranti. Grazie tante per questa accoglienza vostra, per questa preghiera con me nella messa. Ringraziamo il Signore quello che ha fatto nella sua Chiesa in questi 50 anni di riforma liturgica. È stato proprio un gesto coraggioso della Chiesa avvicinarsi al popolo di Dio perché possa capire bene quello che fa. E questo è importante per noi, seguire la messa così, e non si può andare indietro, dobbiamo andare sempre avanti, e chi va indietro sbaglia. Andiamo avanti su questa strada. Da parroco cosa cerca di fare per andare avanti su questa strada? Intanto noi parliamo dell'Eucaristia, ma dovremmo parlare prima del battesimo, perché è nel battesimo che noi prendiamo la forma di Cristo, è attraverso il battesimo che noi accogliamo questo mistero di grazia e di amore che è la rivelazione di Dio. E poi nell'Eucaristia con Cristo noi offriamo noi stessi, che è l'apice della partecipazione attiva, essere uniti al sacrificio di Cristo. E in modo particolare svolgendo bene la celebrazione, perché non si può fare... Che significa svolgere bene la celebrazione? Dare valore a quello che si fa, svolgere bene i segni, renderli leggibili, far sì che la gente possa vedere che cosa sta succedendo e immergersi nel mistero che quei segni simboleggiano. Monsignor Marini, che significa andare avanti a questo punto? Andare avanti significa proseguire sulla strada che il Concilio ci ha aperto. Se noi andiamo a leggere oggi la Sacrosanctum Concilium, vediamo che in tante parti questo documento ormai è stato superato, in tante altre parti questo documento deve essere ancora attuato. Se la liturgia è vita, la vita ha un suo corso e la liturgia segue la vita. Perciò con il 7 marzo è cominciata un'opera difficile per la Chiesa, per il cristiano, e l'opera difficile è quella di realizzare l'incarnazione in ciascuno di noi, cioè la liturgia ci riporta a rivivere in noi gli eventi che noi ascoltiamo nella parola di Dio nella prima parte, a riviverli nella nostra vita. Quindi è la liturgia è un incontro, come dice uno dei testi del Concilio, con Cristo e tra di noi. È una esperienza di vita che è cominciato prima di tutto con l'ascoltare, cioè capire nella propria lingua, ma questo non è sufficiente, una comprensione intellettuale. Questa partecipazione di cui parla il Concilio impegna tutto il nostro essere, impegna il cuore, impegna il corpo, ecco perché dobbiamo muoverci, ci sono le varie processioni, dell'inizio, dell'offertorio, alla comunione, ecco sono tutti elementi che sono inviti, sono segni a vivere un
evento. L'evento. No, no, semplicemente quello che già state dicendo, credo che veramente si gioca tutto su questa cosa. Cioè i cristiani oggi non esercitano più i loro sensi, ma la fede è fatta di sensi. Prima parlavate di mistagogia, cioè cominciare a entrare in questo mistero, ma non come una specie di rompicapo, un enigma, una cosa difficile di un Dio lontano, ma di un Dio, appunto, l'ha detto stamattina Francesco, che si fa uomo nella semplicità e ci fa riscoprire dei sensi. La domanda però è, in una società dello spettacolo dove si continuano a solleticare i sensi e al tempo stesso si perdono, nel senso che non li sappiamo più esercitare, il gusto della fede, l'udito, il sapore delle cose liturgiche, il profumo, come facciamo, tatto, eccellenza, e come facciamo a risvegliare questi sensi? Beh, noi dobbiamo andare controcorrente, non possiamo mica adattarci alla cultura che ci circonda, perché sennò è finito il cristianesimo. Non dimentichiamo che l'esperienza di fede è una rottura con la mentalità corrente, e noi dobbiamo avere il coraggio non di adeguarci, ma di distinguerci, non per volerci distinguere, ma perché dobbiamo mostrare l'identità dell'uomo nuovo che pensa e che agisce non secondo i criteri mondani, direbbe Papa Francesco, ma secondo i criteri evangelici. Questa è la grande sfida. Abbiamo 30 secondi finali e questo deve essere visibile nella liturgia, il volto dell'uomo nuovo. Certo, deve essere visibile, cioè noi abbiamo le orecchie per ascoltare, ma ascoltare non basta. Accogliere la parola di Dio non è solo capire le parole, ma metterle dentro il cuore. Dobbiamo vedere. Chi celebra poi deve diventare uomo nuovo in qualche modo. Dobbiamo vedere con i nostri occhi, vediamo dei segni, vediamo un'ostia, dobbiamo saper riconoscere Emmaus, la presenza di Dio in mezzo a noi. Andate in pace e andate uomini nuovi. Sì, no, come diceva Don Tonino Bello, è finito. Dunque, diceva, aspetta, l'espressione, è finita la pace e comincia la messa. Ecco. Hai capito? Diceva Don Tonino Bello. Dal Belli a Don Tonino Bello, il cerchio è compiuto. Grazie davvero per questa giornata insieme, nella comprensione, nella lettura della riforma liturgica delle parole di Papa Francesco. Adesso il rosario in diretta da Lourdes, accompagnati dalle parole del Papa. Noi ci rivediamo con Marco Burini domani alle 17:30. Insieme con Gesù ci accompagna Maria, nostra madre. Lei è già nella casa del Padre, è regina del cielo, e così la invochiamo in questo tempo. Ma come Gesù è con noi, è la madre della nostra speranza.